Martedì stamattina mi sono svegliata facendo la lavatrice dell'accappatoio nuovo che ho comprato a Damiano. Essendo nuovo, gli ho fatto fare il lavaggio da un quarto d'ora. Ora sarà tipo 10 minuti che praticamente la lavatrice segna 4 minuti mancanti alla fine del ciclo e continua a fare, come si dice, la centrifuga. Quindi questa cosa mi sorge un po' di... Ah no, 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 si è abbassata a 2. Giuro che avrà fatto tipo 10 minuti soltanto di centrifuga, cioè la centrifuga così per 10 minuti. Adesso si è abbassato ed è a 2 minuti, quindi mi stavo preoccupando. Quindi mi portate fortuna, perché io già credevo che dovessi comprare già la lavatrice perché saranno 2 anni. O un anno fa l'ho cambiata. Un anno fa l'ho cambiata perché l'altra si era rotta. Un anno fa. Sì, quindi ridire a mio marito che c'era la lavatrice che si era rotta, no, era impensabile. Penso che a sto giro mi dicesse: ok, lavi, la vasca ce l'hai, lavi come faceva tua nonna quando non esistevano ancora le lavatrici. Effettivamente, io penso che dentro casa, se si rompesse la lavatrice come mi è successo, non so cosa farei. Cioè, io i giorni in cui sono stata senza lavatrice non ho lavato, cioè mi sono rifiutata di lavare a mano, infatti io non lavo nulla a mano, mai, 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 penso di non aver mai lavato nulla a mano, se ho lavato qualcosa a mano è stato, sono salito. Cos'è successo? Cosa avete fatto? La smettete? Damiano, non ti nascondere. Damiano, non ti nascondere, non mi piace che fai così, eh. Ridi, non fare la linguaccia, non c'è niente da ridere. E dico, se non soltanto i costumi, ma pure quest'estate al mare io avevo la lavatrice e li mettevo nella lavatrice i costumi. Quindi sì, penso che l'unica cosa che ho lavato a mano siano stati nell'arco di tutta la mia vita i costumi. Poi per il resto no, infatti i giorni sarà passato tipo un paio di giorni quando si è rotta l'altra lavatrice che comprassimo questa. Non ho fatto la lavatrice, mi sono rifiutata. Volevo andare nella lavanderia gettoni, ma era troppo sbattimento, quindi poi alla fine ho aspettato, tanto comunque era questione di giorni. Un paio di giorni e poi la lavatrice funzionava e quindi non ho lavato niente. Se ne importa. Allora, oggi per pranzo facciamo la pasta col pesto. Il pesto, ovviamente il basilico fresco non si trova più e quindi ieri ho comprato quello fresco in gastronomia. E è la prima volta che lo prendo, tra l'altro, ed è densissimo. Infatti anche la signora della gastronomia mi ha detto: guarda, questo qua è molto denso, non ce ne vuole moltissimo, basta che lo sciogli un po' con un po' di acqua di cottura, ci metti magari un po' di olio, acqua di cottura, insomma quello che più ti piace e mantechi la pasta ed è perfetto così. Oggi lo proveremo perché quelli confezionati, io sono abituata a farlo da sola. Ogni anno mi riprometto di farlo io, metterlo nel freezer, puntualmente ogni anno mi dimentico, o puntualmente gli alberi, sì, vabbè, le piante, il basilico mi muoiono e quindi non faccio più tempo. Quindi oggi abbiamo fatto così e vado a vedere che cosa faccio. Una giornata particolare e tra l'altro stasera mi sento un po' la febbre perché ho il naso congelato, ma qui e qui, e
mi sento bollente, ora mi sento un po' caldo, però non particolarmente, ma se voi mi sentiste le guance, è una cosa impressionante. Vabbè, comunque, e tra l'altro oggi la non lo so, l'ho messa a caricare la macchinetta, ma deve avere qualche problema, e oggi pomeriggio, quando siamo usciti, non sono più riuscita ad accenderla. Adesso l'ho rimessa a caricare un pochettino e sto registrando, vi ho fatto vedere mentre rifacevo l'albero, perché alla fine ieri sera non ce l'ho fatta. Oggi però mi sono decisa, l'ho buttato giù praticamente e l'ho rifatto da capo. Scusate, cerco di prendere un attimo, metto qua, devo prendere lo zucchero, sto usando un caffè. E l'ho rifatto da capo. Non sono totalmente soddisfatta, ma perché secondo me mancano un po' le luci, oppure non mi piacciono più le luci colorate, forse devo soltanto bianche, ma se chiedo a lei di comprare un altro po' di luci mi ammazza sto giro. Tra l'altro gli ho fatto comprare la stella da mettere fuori, adesso la faccio vedere, la stella cometa da mettere fuori, guardate, vediamo se si vede qua, ecco, vedete. E insomma, ho comprato questa qua e gli ho fatto mettere questa. Già mi aveva guardato storto quando ho preso quella. Si chiedeva anche di prendermi le luci da capo, quindi miliardi di luci, penso che mi chiedeva il divorzio, perché purtroppo questi maschi cercano di accontentarci, sì, però fondamentalmente ci hanno sempre da dire. Ma che colpa ne ho se mi piace il Natale? Dio mio, adesso sto facendo il caffè, poi devo stirare. Poi ho dovuto lavare i giacchetti ai bimbi, perché nonostante glieli avessi lavati sabato erano ancora zozzi, cioè oggi è martedì, erano ancora già zozzi, anzi. E quindi li devo lavare, vabbè, insomma devo fare un po' di cose, però secondo me un po' di febbre ce l'ho io stasera. Sarebbe strano perché a me non mi viene proprio mai, ma mica che non mi viene. Ma non mi sento benissimo. Ho un po' di mal di testa. Però vabbè, vediamo. No, quello è 10, dobbiamo. Eccolo! Questo amore, vai. Vai. Poi dimmi cosa c'è. È massa, va massa. Ma amore, non è massa, è Babbo Natale. È Babbo Natale. Eh sì. E adesso tocca a te. Allora. Eccomi. Scusate, ma appena uscito mi è andata di traverso la saliva. Allora, siamo arrivati al momento struccaggio. Tanto, prima che mi dimentico, qualcuno di voi mi ha chiesto di far vedere il mascara che sto usando. Tra l'altro è anche finito, quindi ne approfitto che lo faccio vedere direttamente stasera, perché oggi, col fatto che ho la macchinetta scarica, che oggi dopo che finirò di struccarmi vi saluterò e metterò a caricare tutta la notte, perché non è possibile che mi dura, forse no, mi sta venendo il dubbio che magari non l'ho proprio messa a caricare stanotte, però non ricordo sinceramente. E niente, fa veramente freschino ormai, e però come vedete io vado sempre a dormire con i pigiami a manica corta, perché dentro il letto fa molto caldo, e pensate che io ho una trapunta leggera, non ho il piumone di piuma, è una vita ormai che saranno un paio d'anni che non lo uso più, ce l'ho messo lì bello lavato, pulito, sotto vuoto, ma non lo usiamo più, perché col fatto che c'è anche Damiano in mezzo a noi, perché voi dovete ben sapere che abbiamo comprato la cameretta, loro hanno i loro letti, ma non c'è verso che ci dormino. Infatti Matteo continua a dormire nel suo lettino, nonostante noi tentiamo tutte le sere di farlo dormire nel suo letto, quello che gli abbiamo comprato, e Damiano continua a dormire con noi, e anche lì non c'è verso di farlo dormire nel loro letto.
tra i consigli che mi sono stati dati è quando si addormentano, mettili nel letto nuovo il fomo. Ma loro quando si addormentano, io sono così stanca che. Vedete, in questo periodo sto montando il vlogmas e quindi vado a letto molto tardi, ma se no in realtà ci addormentiamo praticamente insieme, ma chi ha la forza di alzarsi e di mettere a dormire nei loro lettini nuovi? Cioè, io non ce la faccio, io vorrei trovare un modo per farli dormire autonomamente, ma non c'è, abbiamo anche comprato la televisione, quindi la sera, circa una mezz'oretta prima che vadano comunque a dormire, gli faccio guardare i cartoni animati. Ma non c'è verso, cioè non ci vogliono dormire. Loro salgono e scendono in continuazione dal letto, ma non. Ma poi quando è il momento di andare dal nanna, praticamente vanno ognuno nel proprio letto e piangono, piangono disperati. Quindi se qualcuno di voi ci ha pensato, magari se mi dà qualche consiglio. Mia mamma addirittura mi diceva di metterci a dormire noi con loro e una volta che si sono addormentati di rimetterci nel nostro letto. Ma il problema è che, cioè, chi ce la fa? Poi sono sicura che se mi alzo si sveglierebbero anche loro, quindi abbiamo definito il menù del 24 e del 25 e praticamente saremo da mia sorella, i miei non ci saranno come sapete già, e praticamente il 24 è tutto pesce e io mi farò qualcosa a parte, che non so ancora cosa, sinceramente. Mi pare che loro si facciano antipasto, boh. Allora, i fritti di verdure sicuramente. Poi non so di pesce loro cosa si fanno. Poi non so se prenderò i salumi per me o se mangerò soltanto i fritti, non lo so. E però loro sono fatti forse polipo e patate, non lo so, non me lo ricordo. Poi di primo loro faranno gli spaghetti con le vongole, anche se questa sera Lele ha letto una notizia in cui hanno, non vietato, ma sconsigliato l'uso, scusate, il consumo di vongole in quanto infettate dalle feci umane nel mare. Cioè, boh, però comunque tutto il pesce, secondo me, dovrebbe essere così vietato a questo punto. Poi non lo so perché non mangio vongole, quindi manco mi interessa. E per secondo fanno il fritto di calamari. Io non penso che me lo farò al secondo perché non mi va. Insalata. Sapete che non mi ricordo più perché fondamentalmente non me lo ricordo perché non mangiandolo non mi è entrato neanche in testa. Se volete però vi posso dire quello del 25. E io farò la lasagna normale. La lasagna e i carciofi. Poi facciamo una teglia enorme di patate con salsiccia e il pollo, poi ci sarà l'abbacchio che io non mangio, e poi il dolce io volevo fare il pandoro al tiramisù oppure il panettone al tiramisù perché abbiamo trovato da Shan, ve l'ho fatto vedere, un panettone con le gocce di cioccolato che è qualcosa di spettacolare e volevo farlo con quello, quindi probabilmente farò il tiramisù con il panettone e poi vabbè dolci vari e basta mi pare. Noi tortellini in brodo non li facciamo perché non è tradizione, ma poi comunque non ho una vera e propria tradizione, più o meno è quello che abbiamo comunque sempre mangiato a Natale, anzi mia mamma veramente il 24 mi ha sempre fatto le fettuccine, non le fettuccine, la pasta con i funghi, quindi forse quest'anno replico, me la faccio da sola. Magari loro si fanno gli spaghetti con le vongole, mi faccio gli spaghetti con i funghi, vediamo. Quindi abbiamo deciso di fare così, per i regali siamo ancora in altissimo mare, praticamente non abbiamo fatti altri. Ho le mani tutte rovinate dal freddo, direi che è ora di montare il vlog, quindi vi do la buonanotte, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo vlog. Domani, no, ci vediamo al prossimo vlogmas, no vlog, si chiamano vlogmas questi. Quindi vi mando un bacio, ciao e ci vediamo domani con il prossimo Vlogmas.